Lo ammetto, anche dopo averti inviato avevo dei dubbi. Ma Eris riferisce che la piramide ha reagito alla tua presenza. Un segno che ci muoviamo nella direzione giusta, credo. Ora che hai fatto visita alla piramide, dovresti riuscire a rivelare l'intero ricordo sull'involucro di Sagire. Il fatto che non ci riesci indica che ci manca ancora qualcosa. Gli occulti hanno analizzato le ferite che vedi in tutto il deserto. Le aree circostanti emanano forti concentrazioni di energia psichica. Hanno individuato una concentrazione simile nel Tronomondo. Credo che sia ciò che ci serve per rivelare in pieno i ricordi di Savatur. Porta lì l'involucro di Sagire. Vedremo se ho ragione. Forse riusciremo finalmente ad avere qualche risposta. Guardiana, l'energia psichica rilevata dai miei occulti è concentrata in questa zona. Individua la fonte e potresti riuscire a trarre informazioni dall'involucro di Sagira. È possibile che prima di morire abbia scoperto in che modo Savatun ha rubato la luce del viaggiatore. Ci devono essere indizi qui. Ispeziona l'area. Ho inviato la posizione approssimativa al tuo spettro, anche se non ho nulla di preciso. Rilevo interferenze simili a quelle della piramide tra noi e le coordinate mandate da Ikora. Deve esserci un modo per aggirarle. Ottimo. Ah no, perché sei livellata, grazie a cazzo. Ha funzionato, ma rilevo un'altra fonte di interferenze. Troviamola. Va bene. Questo era quello che volevo fare. Ikora, abbiamo incontrato delle interferenze della piramide. Quella su Europa era così accogliente. Cos'è cambiato? Sospetto che su Europa i vostri scopi coincidessero con quelli della piramide. Annientavate i Cabal e vi ha fornito più poteri. Qui la vostra presenza è quasi irrilevante. Non avete nulla da chiedere e nulla da offrire. Ricordate, l'entità piramide non si considera né nostra amica, né nostra nemica. Lei è neutra, non poco. Oh. No, ma adesso vediamo anche l'impronta per terra. Qua sopra? No. Ah, qua? In mezzo. Questi qua dove c'era Melma. Passaggi semi dimenticati. Il potere che usi li rende di nuovo reali. Li ricostruisce tramite i ricordi. Spero che l'involucro di Sagira custodisca lo stesso potenziale. Con la giusta concentrazione di energia psichica si manifesterà un ricordo in risonanza connesso al suo involucro. Ma per ora sono tutte teorie. Non è mai stato fatto prima. Cosa che sembra? Ikora. Non abbiamo ancora trovato niente. Ma ho una sensazione strana. Come un déjà vu. Sembra coincidere con quanto descritto dai miei occulti. Segui quella sensazione. Prenditi tempo. Scegli con cura il percorso. È la nostra unica pista. Ok. Non avevo capito cosa avevi detto, che sembrava. Thank you.
No? Ah, questo prima. Un'altra cosa qua. Dopo aver scoperto che Sabaton si fingeva Osiride, ho voluto illudermi che Sagheera fosse ancora viva, magari in trappola come lui, e che giocando bene le nostre carte avremmo liberato anche lei. Ma almeno l'abbiamo trovata. Può aiutarci un'ultima volta. Poi la porteremo a casa. Qua? Ah, di qua. Ok, dobbiamo uscire da qui. Tutti indicano, ok, questo. Uno è fatto lì. Ok. Quindi trovare gli altri. Dica di passare di qua, no. Di qua. Perfetto. Scrutare bene le varie zone. Eccolo lì. Voilà. Easy. Di qui. Minchia che figa sta stanza. Ikora, direi che ci siamo. C'è qualcosa qui. Trova un punto di connessione. Ci servono risposte. Bene. Rientro limitato. Quella. Per un pelo. Ah. Grande. Interagisco con questa cosa.
distorti. Non riesco a distinguerli bene. Oh. Oh. Porca tronzica. Bisogna salire qua sopra. Visto. Ah, lì sopra. Abbiamo un'angolazione diversa. Forse riusciremo a vedere meglio i simboli salendo più in alto. Dove eri tu? Questi qua, davanti. Oh, ok. Dritto per dritto di qua. Che figo questi ambienti così. Che posto è questo? Ora, siamo stati trasportati in un altro luogo. Non è come il resto del trono mondo di Savathun. Ikora? L'abbiamo persa, guardiana. Mi sa che dovremo fare da soli. Bello. Minchia, quanto è enorme. Cazzo enorme. Portale. Ok. Oh, guarda lì Savathun, quanto cazzo è enorme. Davanti. Mi trovo dinanzi a un essere dai mille nomi. Ne sussurra uno. Il testimone. Ricordalo. Ricorda quel nome. Non è oscurità, ma qualcosa che la indossa come un mantello. Le fa assumere una forma malvagia. Mi rifiuto di servirlo. Trascorro secoli a escogitare piani, a inventare trucchi, a trovare scappatoie. E poi scelgo il mio nuovo nome. Un uomo con molti nemici e pochi amici. Ma questi amici conoscono dei segreti. Sulla luce. Sui nuovi inizi. Il mio piano prende forma. Veniva dall'involucro di Sagira, come un'impronta psichica, un ricordo. Un ricordo di Savathun. E se era davvero quello, vuol dire che ha sfruttato il rapporto tra Ikora e Osiride per scoprire qualcosa sulla luce. Qualcosa di pericoloso.